esiste un posto più bello di battere il numero uno al mondo, quindi grazie a tutti. Non è solo perché battendo in un match straordinario il temibilissimo Djokovic che Jannik Sinner entra nella storia del tennis uguagliando il più titolato italiano di sempre, Adriano Panatta. Quando lui mi supererà, perché lo farà sicuramente, vi dico già adesso che sarò ancora più contento. Sinner, campione in campo e nella vita, piace a tutti, appassionati di tennis e non. Abbiamo più sentito noi la pressione che Jannik in campo. Io sono una fan sfegatatissima di Sinner. Capelli rossi e ribelli, ispirazione dei suoi più scatenati sostenitori, Carota Boys, che lo seguono dagli esordi ovunque vada. Fisico esile ma sorprendentemente forte, agile e veloce. E quel sorriso che ti viene voglia di abbracciarlo. Legatissimo alla sua famiglia, alla mamma e al papà, che continuano a fare la vita di sempre tra le montagne della Valpusteria, pur avendo un figlio che vale, tra sponsorizzazioni e premi, qualcosa come 20 milioni di euro, e al fratello Mark, suo migliore amico, adottato dai genitori prima della sua nascita. Ci inorgoglisce che questo ragazzo, cresciuto tra le montagne, un soffio dal confine con l'Austria, abbia riportato con altri giovani, Berrettini e Sonego, l'Italia tra le nazioni più forti del mondo e abbia riacceso la passione nel cuore degli sportivi del nostro paese, quasi totalmente votato al calcio. Questo ragazzo pieno di buoni sentimenti, con la sua spontaneità, insegna tanto. Insegna a credere nelle proprie idee, ad imparare dagli errori, a sorridere dicendo che se non vincerà una partita avrà certamente imparato qualcosa. Poco incline alla mondanità, frequenta i vecchi compagni di classe con cui dice si diverte come un matto. È per questo, oltre che per i trionfi, che per tutti è Sinnermania.